professoressa, è lei? Oh, Gianni! Paola! Che cavolo stai facendo? Cosa fa qui? Su questo tavolo da esercizi? Mi sto allenando perché sono in ritardo di preparazione, la voglio dare una mano. In ritardo di preparazione rispetto a che cosa? Rispetto alle 13 giornate che ci aspettano nel campionato. Ah, perché? C'è bisogno di allenamento? Ma io direi sì. Come mai? E poi è anche un fatto mentale, se ti alleni mentalmente accresci la tua potenza. Ma perché c'è bisogno di questo allenamento? Ah, ma è mentale sì, ma perché fisico? Cosa è successo? Ma abbiamo avuto, che dire, una debacle. Beh, e te che c'entri? Io c'entro perché do il sostegno alla squadra. La città deve essere in questo momento accanto alla squadra e fargli sentire la potenza del nostro amore. Ma insomma, a che cosa ti stai preparando? A fare il tifo nel modo giusto? Certo, certo, certo. Perché non ha funzionato. Alzo la birra, poso la birra. Alzo la gamba, poso la gamba. Rialzo la birra, muovo l'altra gamba perché c'è del mio metodo in quello che faccio. Sì, ma questo a che cosa serve? Perché non è stato fatto bene il tifo contro il Siena? No, il tifo mi sembra che sia andato bene, però non è andato evidentemente come doveva non andare. Non era sufficiente? Non è stato sufficiente. E quindi ora ti alleni? Mi alleno. Perché per le prossime partite lo sia? Assolutamente sì. Certo, mi sembra giusto allora. A parte questo... Mi dica. Volevo sapere, visto che t'ho trovata qui in mezzo al parco, come ti sei ripresa, insomma, dalla partita di domenica? Se mi ero ripresa, ero stesa così, secondo lei. Non mi riprenderò per i prossimi 4 mesi. Ci vorranno le 3 vittorie, io ho detto. Sono stato ora da San Donato. E vabbè, sono stato a San Donato. Ho detto che secondo me ci vogliono 3 vittorie di fila per riprendersi. Sì, sì, 4 per far il numero pari. E che non ci dispiacerebbe, perché io continuo perché se no mi la fai. La Provercelli ha fatto 4 vittorie di fila. Purtroppo sì, d'altronde. Però nessuna squadra in tutti e 3 gironi ha giocato una partita come quello che ha giocato la nostra Arezzo. Certamente. Questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Sì, sia negli 84 minuti iniziali che nei 7 finali, diciamo. Assolutamente. Ma io non volevo pensare. Lei insiste con quei 7 a fare del male a una povera ginnasta al parco. Ah, ginnasta. Mi sono addirittura promossa di livello. Ma certo. Guardi, si metta pure seduta che mi sembra il caso. Ecco, oddio, questa... non sono più abituata a farsi i lavori. Vedi che l'allenamento ci vuole. Infatti, mi sento là. Ecco. Sciolta. Molto meglio. Sì. Poi quel pompon le dona molto. Grazie. Certo. È proprio da tifo invernale, diciamo. Certo, così. Certo. Ah, ma noto che lei ha anche un giubbetto con il marchio dell'Arezzo. Questo è stato acquistato nel negozio. È stato regalato dalla persona che mi ama nel negozio, giusto appunto. Perché d'altronde l'amore è amore. Ah beh, certo. Se mi faceva qualcos'altro lo picchiavo. Quindi era proprio richiesto assolutamente. No, è stato l'intuito che l'ha portato a fare questa cosa. Forse mi conosce. Ecco, ha pensato se non ne busco, insomma, sarebbe bravo, grosso bravo, modo. E io invece ho pensato busco, panna, dopo l'altra partita. Eh beh. Comunque, mettiamola alle spalle questo... Deve essere messa alle spalle. Per forza. Perché a livello psicologico, penso, ora parlo seriamente, a livello psicologico penso che per la squadra sia stato uno di quei colpi che sono difficili. Confido nella forza di questo organico, perché sono ragazzi forti, sono ragazzi... Però ecco. È stato un colpo grosso. E questo nonostante che non sia stata una sconfitta, perché poi alla fine... Si può anche dire che abbiamo pareggiato col Siena, non è che è una cosa che non ci sta. No, no, ci stava benissimo, è stato il modo che ha fatto male. Perché se si pigliava un 1-1 in una partita giocata nella normalità delle partite di Serie C, sì, non saremmo stati contenti, però saremmo stati tutto sommato non dispiaciuti di quel punto, perché un punto si è preso, non è stata una sconfitta. E forse l'avremmo vissuto diversamente. Così ha fatto male.
così ha fatto male perché non ci si poteva credere. Noi speriamo soltanto che la squadra si riprenda e reagisca invece di abbattersi, diciamo. Io mi aspetto a Pontedera ora, se mi ha concesso il termine, di vedere le palle piene, belle, voglio vedere quelle palle belle. Tirarle fuori. Ma metterle anche di lato, di profilo, dove voglio metterle, per punto. Sabato dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere, perché bisogna riprendere il cammino. E tra l'altro siamo messi bene, Paola, non sì, è che siamo, non messi, siamo male. Messi male, quello perché appunto. A parte l'Entella e la Pro Vercelli, che probabilmente sono irraggiungibili per tutti alla fine, in realtà le altre fanno peggio di noi. Assolutamente. La Carrarese, sì. Il Piacenza, come hai visto anche in questo fine settimana, hanno avuto dei problemi. Però ti posso correggere, se posso? Sì. Te hai detto sono irraggiungibili. Sì. Anche il 3-0 era un risultato irraggiungibile, per, capito? Bene o male, sì, è vero, sono irraggiungibili, ma forse anche no. Ma infatti, Pieroni, forse anche no. Nell'intervista del post partita contro il Siena, quando gli è stato chiesto, ma Arezzo vuole arrivare primo? E perché no? Ha risposto. Bisogna tenere presente questa cosa, non bisogna puntare noi puntare a bersaglio grosso, Paolo. Certo, e in primis guai a noi, città e tifoseria, Se molliamo, non si molla mai. Certo. Se lo chiediamo a loro, lo dobbiamo fare per primi noi. Non mollare mai. C'era un bello stadio, c'era già la festa. Ma no, basta, non si può pensare a queste cose. Ancora? Cioè, lei è un coltello nel mio fegato che si sta agitando molto, molto, molto di più della birra, guarda. Soffro, sono andato in Pieve, sono andato, capito? Dal busto. A Lourdes bisogna andare. Al busto del santo. Lei quante birre ha bevuto? Dica la verità. No, non tanto. Sembra sobria. No, direi no, ma qualsiasi birra io avessi bevuto, cioè, ne potevo bere 47, la toppa mi passava, perché era troppo grossa quella che si era presa nel muso, capito? E quindi era ininfluente la quantità di birra bevuta. Grazie Paola per la disponibilità. Grazie a te per la compagnia. Alla prossima e speriamo bene, va. Speriamo bene. Forza Arezzo.